Proprio perché noi dobbiamo trovare le parole giuste, voglio partire da una domanda giusta. Una domanda che forse detta davvero la direzione che il nostro discorso dovrà prendere. Ma l'amore è un sentimento? Vi siete mai domandati se questa domanda ha una risposta? Che cosa pensate rispetto a questa domanda? L'amore è un sentimento? Forse risponderemo alla fine se l'amore è un sentimento, ma per poter prendere sul serio questa domanda, permettetemi di raccontarvi una storia. Uno che ti spiega le cose, sì, è bravo, ma quando le vedi nella vita di una persona, le capisci meglio. Gesù questo lo sapeva, è il motivo per cui racconta le parabole. Le parabole sono storie di vita, a volte storie vere o storie inventate. Per la maggior parte sono storie che Gesù inventa, ma sull'esperienza viva delle persone, per dire come quella storia in realtà ci fa capire un messaggio che è molto più grande, un messaggio che se ci avesse consegnato semplicemente come nuda dottrina, forse non l'avremmo capito. Ma quando quella nuda dottrina l'abbiamo vista addosso al figlio il prodigo, quando l'abbiamo visto nell'abbraccio del padre, quando l'abbiamo visto in quel vignaiuolo, in quegli operai, quando l'abbiamo visto in quei giovani che si portano dei talenti su cui investire, l'abbiamo capita quella dottrina, perché l'abbiamo vista all'opera, perché l'abbiamo vista nella vita delle persone, nelle loro scelte, anche nelle loro scelte sbagliate, nei loro sì e nei loro no. E io vorrei partire da una storia, che non è una parabola, ma è una storia vera. E vorrei partire in un mattino, siamo alle 6 del mattino del 3 agosto del 1492. Sono le 6 del mattino, il sole sta sorgendo, ancora quell'arancio che dipinge il cielo e il mare dello stesso colore. E ci troviamo in un paesino piccolo, un paesino, un porto, in una parte dell'Andalusia, della Spagna, con un nome che poi diventerà famoso, Palos de la Frontera. Questo paesino che si trova nell'Andalusia alle 6 del mattino del 3 agosto del 1492 vede un uomo italiano, che si chiama Cristoforo Colombo. E questo navigatore italiano finalmente si trova in un mattino decisivo della sua vita, dopo anni che ha sognato un viaggio, finalmente a quell'ora, a quell'albeggiare di quel giorno, di quell'estate del 1492, vede realizzarsi il proprio sogno. Tre navi, tre caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, partono da questo porticciolo dell'Andalusia verso il mare aperto. Secondo Cristoforo Colombo, il loro viaggio servirà a trovare le Indie, a trovare una nuova strada che conduca alle Indie. Non lo sa Cristoforo Colombo dove in realtà quanto lontano quel viaggio lo condurrà e che cosa renderà quel viaggio lui che diventerà uno scopritore di mondi nuovi, lui che sarà il primo che metterà i piedi in quello che viene chiamato il nuovo mondo, quella che noi oggi chiamiamo l'America. Bene, pensate a quest'uomo, pensate a quel mattino, pensate al suo sogno, pensate a questa storia che è una storia vera, è un fatto di cronaca, e rispondete a questa domanda. L'America, la meta di questo viaggio, è il mare? È l'oceano per caso? Questa è una domanda molto seria. La meta del viaggio che Cristoforo Colombo sta iniziando è nell'acqua. Quell'acqua è la meta? Non è piuttosto una strada quel mare, non è una via quel mare, non è un mezzo. Il mezzo che lo separa da una scoperta, il mezzo che lo separa dalla realizzazione di un sogno che ancora lui non conosce fino in fondo. In realtà l'errore più grosso che Cristoforo Colombo può fare è quello di confondere il suo viaggio con quel mare, in quel momento. Pensare che la meta del suo viaggio è quel mare. Non è così. Quello è un mare da navigare, ma non è la meta. Qualcosa del genere accade dentro di noi. I nostri sentimenti sono come un oceano, sono come un mare aperto.
ma non sono mai la meta del nostro viaggio. E questo è il nostro errore, pensare che noi siamo i nostri sentimenti, che la definizione della nostra vita la troviamo nel nostro sentire. Come se Cristoforo Colombo, toccando l'acqua, dicesse: questo è quello che io stavo cercando. No, lui sta cercando dentro quell'acqua, ma quell'acqua non è la risposta. Noi possiamo prendere in mano la nostra interiorità, possiamo prendere in mano il nostro sentire, ma noi non siamo i nostri sentimenti. E il nostro vero errore di oggi è quello di pensare che ciò che è vero è semplicemente ciò che sentiamo. Siamo diventati esperti di questo mare, siamo diventati esperti di sentire. E così quando il mare è calmo pensiamo di essere felici, e quando il mare è in tempesta pensiamo di essere sfortunati, infelici, tristi, angosciati. Ma nella prima gioia, la gioia della serenità di un mare calmo che ci portiamo dentro, né invece la paura, l'insicurezza e la tempesta di alcuni mari che ci portiamo dentro dicono qualcosa di vero di noi. Noi non siamo solo quello che sentiamo. Noi non siamo i nostri sentimenti. Noi stiamo cercando qualcosa al di là dei nostri sentimenti, qualcosa che forse è nascosta al fondo dei nostri sentimenti, ma guai pensare che la nostra vita coincide con il nostro sentire, con la nostra pancia. Il grande errore del mondo contemporaneo è aver confuso la pancia con il cuore e il cuore con la pancia. Se Cristoforo Colombo si fosse fermato a diventare solo esperto di acqua, se avesse trovato una formula per dire H2O, se avesse studiato tutto il paesaggio marittimo che c'è sotto quell'acqua, non avrebbe capito niente dei suoi sogni, dei suoi viaggi, di quello che stava cercando. Non è quando ci ripieghiamo su noi stessi o sui nostri sentimenti che riusciamo a capire qualcosa della nostra vita. La vita comincia a diventare bella quando tu comprendi che devi navigare quello che senti, devi saper mettere alla prova le cose che ti porti dentro, che a volte la bonaccia o le tempeste che ti passano all'interno della tua interiorità sono cose che vanno affrontate, ma non sono cose che dicono fino in fondo il nostro destino. Noi non siamo quello che sentiamo, noi stiamo cercando qualcosa al di là di quello che sentiamo, qualcosa al fondo di quello che stiamo sentendo. Capite che qua la maggior parte di noi è bloccata, perché in questa paranoia dei sentimenti ciascuno di noi riesce a descrivere tutto quello che si porta dentro, sa fare l'autopsia della propria angoscia o dei propri entusiasmi, ma alla fine, dopo che ha saputo anche formulare per bene la sua angoscia, la sua tristezza, il suo entusiasmo, la sua gioia, il fervore che si porta dentro, gli manca sempre qualcosa, è sempre insoddisfatto, come se la felicità gli sfuggisse, come se non fosse mai sazio, sì? Perché tu pensi di aver trovato la felicità perché provi qualcosa per una donna, per un uomo, per una strada, per un sogno, poi ti accorgi che non provi più questo, che ci sono dei momenti in cui guardando quella donna, quell'uomo, quella strada, quel sogno che ti porti dentro, avverti paura e dici: l'amore è finito perché avverto paura. Oppure non avverti più nulla, avverti l'abitudine, non riesce a vedere al di là di questo. Sapete perché cito Cristoforo Colombo? Perché anche lui è partito un mattino del 3 agosto del 1492 alle 6 del mattino, ma non è stato sempre un'alba. A volte si è trovato in situazioni difficilissime in quelle settimane di navigazione. Ha dovuto affrontare persino l'equipaggio che a un certo punto si è messo contro di lui, perché dice: non stiamo andando da nessuna parte, dovremmo tornare indietro. Ha cercato di convincere questo equipaggio, ha cercato di accettare la bonaccia di un oceano che non conduceva da nessuna parte, o di affrontare delle tempeste che hanno distrutto la maggior parte del suo equipaggio, che hanno affondato una delle sue navi, che hanno proprio fin dall'inizio rotto un meccanismo di una caravella. Insomma, non è stato un viaggio facile questo. Però quando tu hai un viaggio, quando tu hai una meta, sei disposto ad affrontare anche tutte le difficoltà del mare, tutte le difficoltà che incontri in questo mare. Finché non capiamo che anche noi abbiamo un viaggio, non riusciamo a capire che dobbiamo trovare il coraggio di affrontare tutto quello che ci capita dentro, che dobbiamo affrontare i nostri sentimenti, che dobbiamo affrontare quello che sentiamo. Se dovessimo dire che cos'è questo oceano, forse tre cose fondamentalmente.
semplicemente per un motivo di sintesi, io cito questo, ma ciascuno di noi potrebbe continuare questo elenco all'infinito. Questo oceano, sì, l'abbiamo detto, sono i nostri sentimenti, ma sono anche le nostre emozioni, sono anche le nostre ferite, sono tutto quello che la vita ci ha lasciato attaccato addosso, esattamente come capita quando l'acqua, sbattendo contro una nave, crea il muschio, la rovina, lascia un segno. L'acqua non è indolore, l'acqua lascia il segno, anche la vita ci ha lasciato il segno, la nostra famiglia ci ha lasciato il segno, le persone che hanno popolato la nostra vita hanno lasciato il segno, quello che abbiamo vissuto ha lasciato il segno, quello che è accaduto quando avevamo un mese di vita o quello che è accaduto quando avevamo 10 anni o 20 anni o 30 anni, non importa, la vita ha lasciato un segno, però non è nell'autopsia dei licheni, dei muschi, dei segni che troviamo il significato della nostra vita. Dobbiamo saper affrontare tutto questo, dobbiamo accettare che questo ci sia, perché questo fa parte del viaggio, ma non è il viaggio. Non è la meta del nostro viaggio, non è il motivo per cui ci siamo svegliati questa mattina. Non siamo stati chiamati a fare l'elenco di quello che ci è capitato, ma siamo chiamati ad attraversare quello che ci è capitato, ad arrivare da qualche parte. Il nostro vero problema è che proprio perché siamo ripiegati su noi stessi, in questa paranoia dei sentimenti, in cui la nostra competenza del sentire è diventata così grande che se qualcuno ci domanda dove stai andando, noi non sappiamo rispondere. Sappiamo quello che sentiamo, ma non sappiamo dove andiamo.